Buonasera, siamo ai corsi dell'Agitronic Robotics di Padova. Oggi abbiamo implementato un algoritmo PID di temperatura che si basa sull'azione proporzionale integrativa derivativa dei fenomeni in campo. Il PID è stato inserito all'interno di un OB di Interrupt, l'OB30, configurato con un tempo ciclico di 100 millisecondi, come possiamo vedere dalle sue proprietà. Le variabili in gioco sono state inserite nel DB, in cui alcune sono di tipo real come richiesto dal pinout del PID e altre di tipo int. Il PID è un loop, quindi un anello chiuso, che riporta dei segnali prelevati dal campo verso lo stesso input in modo da poterlo confrontare con un valore di set point. L'azione è quella che verifica la differenza tra il set point e la misura in campo, quindi set point meno misura uguale errore. L'obiettivo del PID è quello di portare l'errore a zero, cioè di far confluire i parametri in lettura e azione verso la linea del set point. Il PID si configura dall'icona a forma di cassetta dei ferri. Quando vediamo che questi pallini sono tutti verdi, abbiamo buone possibilità che la configurazione sia andata a buon fine. Il tipo di PID che abbiamo implementato oggi è in regolazione sull'uscita PWM. Affinché sia possibile modulare, dobbiamo recarci sulle proprietà della CPU e abilitare l'uscita impulsi con questa configurazione. PWM, millisecondi, centinaia, 100 millisecondi e 50%. Ora vediamo l'azione di tuning cliccando sull'icona a forma di utensili e vediamo che le linee di tracciatura, un po' più in qua, qui, eccolo qui, le linee di tracciatura tendono a confluire verso la traccia nera che è quella del set point. Ora abbiamo la linea rossa che sta derivando verso l'alto perché sta cercando di spingere il valore letto dal campo, quella verde, verso il set point che è quella nera. Ora cerco di far confluire le variabili agendo sui sensori. Quindi, no, è pure lì. Quindi alzo leggermente la temperatura in campo e dovrei vedere quindi la reazione del loop di controllo che chiude il duty cycle, cioè cerca di abbassare il valore della linea rossa, che è quella che aumenta il calore fornito al sistema. Ci siamo, no? Ora avete visto che ho sforato con la linea di verde, quella di lettura, il set point, per cui il PWM sta chiudendo. Questa è la tipica regolazione PID che possiamo vedere. Mettiti pure qui, che possiamo vedere sul libro di testo a pagina 318 della versione distribuita da Lulu. Eccolo qua, è il libro che contiene 100 esercizi svolti. In questo caso è una regolazione di temperatura ad anello chiuso con controllo PWM e lettura di una sonda PT100. Sono l'ingegner Marco Gottardo dei corsi Gtronic, grazie per l'attenzione. Ta-da!